Mi chiamo Alessia, ho 25 anni, mi trovo in vacanza a Cesenatico al mare. Sono malata da quando ho 18 anni e in questi anni la malattia è evoluta, i reni non funzionano e sono entrata in dialisi. Ho sempre fatto nuoto, ho 13 anni che faccio nuoto e da quando ho iniziato dialisi ho dovuto smettere perché col catetere non potevo entrare in acqua e tutto. E gli infermieri, andando a una convention, hanno trovato il campione di questa taschina e me l'hanno proposto per ricominciare a nuotare. L'ho provato e funziona. I vantaggi sono di poter gestirsi in autonomia, fare la doccia, entrare in piscina senza bisogno di nessuno che ti sciacqui. Puoi entrare tranquillamente in doccia da sola, fare la doccia come fanno tutte le persone senza catetere. Entrare in contatto con l'acqua liberamente. Beh, usando la taschina rimane comunque isolato da infezioni che possono avvenire in spiaggia, tipo la sabbia non entra in contatto con la ferita, l'acqua non va a intoccare comunque la medicazione, rimane protetta da tutti gli agenti esterni che possono entrare in contatto. Ho intenzione di utilizzare la taschina durante tutta l'estate, sia per la piscina che per il mare, e anche a settembre, poi quando ricomincerò a fare nuoto agonistico, di modo che non ci siano problemi col catetere. Nuoto agonistico nel senso di io ho fatto agonistica con gli adulti per 3 anni e ho dovuto smettere per il catetere, così che mi impediva di entrare in piscina, e adesso ricomincerò piano piano per poi arrivare comunque a fare attività agonistica seria. Attività agonistica intendo allenamenti 3 volte a settimana, 2 ore al giorno. Beh, l'uso della taschina è facile, basta togliere il cerotto qua dietro, appiccicarlo alla pelle, togliere l'aria che sennò rimane gonfia, poi riattaccarla per bene e il gioco è fatto.